Molti di voi non lo sapranno, ma tanti giocatori che hanno vestito maglie importanti di Serie A oggi stanno facendo sognare piccole realtà, dalla Serie D in giù. Adesso vi mostreremo coloro che, pur di continuare a giocare, stanno terminando la loro carriera nelle categorie inferiori. Iniziamo con Sergio Almirón, calciatore attualmente in forza alla Cireale, il quale ha vestito maglie importanti come quelle di Udinese, Empoli, Juventus, Fiorentina, fino a Bari e Catania. Molti ricorderete Marco Fortin, portiere del Siena, attualmente in forza al Calvinoale. Impossibile dimenticarsi di Georgi Garrix, terzino che fu preso dal Napoli all'Austria Vienna e che vestì le maglie di Atalanta a Bologna prima di finire nell'Imolese. Passiamo ad un altro ex Napoli, un calciatore che fece bene anche con il Parma e che adesso veste la maglia della Pergolettese in Serie D. Calciatore scuola Inter, il quale ha vestito maglie di Lecce e poi Napoli, contribuendo alla promozione in Serie A della formazione partenopea. Attualmente veste la maglia dell'Olimpiagnonese in Serie D Girone F. Cristian Terlizzi, difensore roccioso, il quale ha visto maglie di Palermo, Catania. Dopo l'avventura col Trapani ha deciso di scendere in Serie D con la maglia del Paceco. 42 anni suonati, ben 222 presenze in Serie A, Juventus, Catania, Perugia. Baiocco proprio non ne vuole sapere a prendere le scarpe al chiodo. Attualmente in forza al Biancavilla. Vi ricordate anche di Francisco Lima? Calciatore della Roma, del Lecce, del Bologna, attualmente gioca in Eccellenza Pugliese con la maglia dell'Atletico Aradeo. Francelino Matusalem, attualmente in forza al Monterosi, 37 anni, lungo curriculum tra Napoli, Verona, Lazio, veste da 2 anni la maglia del Monterosi in Serie D, Girone G. Ruben Olivera, 124 presenze in Serie A, maglia della Juventus. Attualmente veste la maglia del Latina in Serie D. Passiamo ad un volto noto a Salerno, Manolo Pestrin, 38 anni, con una carriera importante tra Messina, Cesena, Salernitana e Paganese. Adesso veste la maglia del San Marino. Mario Santana, calciatore argentino che ha vestito le maglie di Palermo, Fiorentina e Napoli. Adesso veste la maglia della Pro Patria in Serie D. Passiamo ad un'ex promessa dell'Under 21 italiana, Andrea Gasbarroni. Dopo tante squadre, tra cui Palermo, Parma, adesso veste la maglia del Bra in Serie D. Adriano Ferreira Pinto, calciatore mito a Bergamo con la maglia dell'Atalanta. Ben 127 gare in Serie A e 12 gol. Ferreira Pinto attualmente veste la maglia del Pontisola. Ernesto Geda, calciatore che fino a pochi anni fa ha vestito la maglia del Cagliari in Serie A. Attualmente è sceso in Eccellenza Lombarda con la maglia della Vimercatese. Infine parliamo di una promessa mancata, Ray Volpato, capocannoniere del torneo di Viareggio del 2005 con la maglia della Juventus. Attualmente veste la maglia del Giorgione dopo una lenta discesa con maglie di Bari, Piacenza, Gallipoli e Livorno, fino a finire nei dilettanti veneti.